di sfratelli. La gara l'abbiamo preparata penso bene, l'unico problema che ci assilla un po' è naturalmente il fatto che corriamo per la prima volta con questa macchina, quindi se già per tutte le gare, tipo che facciamo, ogni gara risulta sempre un'incognita, in questo caso non conoscendo la macchina. Ciao Francesco, non conoscendo la macchina l'incognita è ancora più grande. Sì, abbiamo fatto martedì scorso dei test con la macchina in un tratto di strada totalmente chiusa. La macchina è una bella macchina, è una tenuta da quattro ruote motrici e c'è semplicemente da conoscerla meglio per sfruttarla bene. Il percorso è bello perché quasi tutto è in salita, tranne un tratto veloce verso fine prova, impegnativo. E c'è qualche punto insidioso perché c'è molta umidità e quindi la macchina scivola con il rischio di non fare nemmeno le curve, quindi dico staremo attenti, cercheremo di stare attenti. Percorso comunque un bel percorso perché c'è tutto, dal misto al veloce allo stretto, un po' di tutto. Ma sicuramente saranno delle note più veloci, ma il metodo sarà penso sempre lo stesso. Anche la velocità per noi non è che ce ne rendiamo conto se è più forte o meno come navigatore, penso. Poi vediamo, sarà anche questa una nuova esperienza. Ma Pietro è molto attento e cauto, forse un po' di spericolatezza non è che guasterebbe, dai. Allora, tutto sommato sta andando bene. Il primo passaggio abbiamo fatto una scelta sbagliata di gomme, per cui siamo partiti con le gomme da asciutto, con la strada bagnata, con le pozzanghere e quindi abbiamo perso tanto. Secondo passaggio le gomme le abbiamo cambiate, abbiamo messo le intermedie, è già andata meglio, e anche il terzo passaggio. Attualmente va bene, siamo secondi assoluti, a 8 secondi dal primo che ti ben detto. Speriamo di continuare la quarta prova in maniera sempre con lo stesso tipo di gomme, a prescindere dalla pioggia o meno, perché almeno conosciamo, scegliamo il certo che è meglio dell'incerto sicuramente. Andiamo tranquilli con queste gomme qua. Ma ultimamente funziona meglio, dai. Sta cominciando a conoscere la macchina meglio sicuramente, e il tempo si vede che cambiano i tempi.
Esatto. Thank you.
Ai ai.